Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi. Siamo in diretta ancora una volta dallo studio Radio Show per Top Import Mixage. Oggi faremo un mixage di musica soul e funky. Ascolteremo brani forse magari meno noti, meno conosciuti, ma cercheremo di mantenere questo filone musicale giusto per distinguere un po' tutte le altre puntate, un po' sul genere commerciale, un po' sul genere trash, come ieri per esempio abbiamo fatto qualcosa dedicato a Leone di Lernia. Oggi ci dedicheremo esclusivamente alla musica soul funky dagli anni 70 agli anni 90, non andremo oltre. Vi informo che utilizzeremo solo ed esclusivamente il vinile, quindi guardate, sta girando già il disco di Timmy Thomas nell'album Why Can We Live Together, pezzo storico, però ho scelto questo Opportunity, pezzo così giusto per aprire ufficialmente questa sequenza di oggi, giusto per darvi un'infarinatura generale, esclusivamente, come dicevo, soul and funky. Questo è quello che ascolteremo oggi. Pronti? Andiamo, va? Rufus Thomas, altro principe della musica funky. L'album è Crown Prince of Dance. Ancora Timmy Thomas, questo è Rainbow Power. Quando il disco incanta, o ci mettete una mano sopra, così, e lo fate saltare, e cammina. Piccolo accorgimento, ovviamente sono datati 79, eh? Qui entriamo nel vivo del funky, Rufus Thomas.
Giacinto, oggi solo musica solo e funky. Facciamo un po' gli anni 70 in modo particolare. Funky Man Live. Invece questi sono i Crown It's a Fair, It's a Love Thing, dall'album Imagination. Bell'album, bell'album. Qualcuno di questi li conoscete pure, dai, perché no? Questa è narrata Michael Walden dall'album Confidence, questa è Summer Lady. Oggi andiamo un po' sul raffinato funky. Pulitina, mi raccomando, pulite bene il disco, se no come avete notato prima, si incanta. Anche se l'ho pulito salta lo stesso, non c'è problema. Questi comunque sono sempre i Crown It's a Fair, I Can Make It Better.
sempre dall'album di Narada Michael Walden. Eccola qua, I'm ready, confidence. Soul Train, ancora una volta Crown Ace Affair, funky. Vediamo questa sera quanti appassionati e quanti intenditori si fanno avanti. Magari mi dite voi qualche pezzo. Alla prova, ovviamente funky soul, esclusivamente 70, 80, 90. Quelli sono i periodi e quello è il genere che dovete richiedere oggi. O se no, state lì, ascoltate e godetevi questo programma. Oggi è Mixage Funky Soul. Questi sono i Blackbirds, Bitter Days e l'album One Don't Know What You Say. Questo è uno dei pezzi micidiali degli anni 70. Era il 1980, ma in questo periodo la produzione di George Duke. Don't know what to say. I found
questi venivano chiamati gli accattoni dell'Atlantic Records. Sono i Trends, ricordate? Quelli di Disco Inferno. Questo pezzo è del 1980. E questo è Train Ride dall'album Sleeping Out. Questi erano i Blackbirds, che un album valevano tutti i brani che mettevi, tutti. Questo è ovviamente Dancing Dancing. Vediamo ancora se troviamo qualche pezzo che va bene con questo dei Blackbirds. Mi fa una richiesta della Kulen Gang, Geddon On It. Sarei accontentato, perché Geddon On It rappresenta questo genere musicale che è del 94. Bravo! Lo vado a trovare perché ce l'ho tra i miei dischi. Thank you.
questo prendeva il nome dell'album, i Blackbirds con Better Days. Guardate come nuovo, ancora intonso, produzione George Duke. Ho trovato la Queen Gang, caro Raffaele. Questa è Street Kids. L'album è S1. Qui c'è anche Let's Go Dancing, Ullo Lala. C'è anche Pretty Baby, Pinky Lover, IDI, IDO, Big Fun, che ascolteremo tra un po'. Diamogli una bella spolveratina. Ovviamente fa Big Fun, ovviamente la versione mix. Pretty Baby.
Per gli amici che si sono collegati appena adesso, volevo solamente ricordare che oggi faremo un mixage solo funky soul 70, 80, 90, non andremo oltre. Stiamo ascoltando esclusivamente musica in rigoroso vinile. Stiamo cercando nella marea di musica funky soul che ho con me nella mia discografia, ascoltiamoli e divertiamoci così. Nel frattempo arrivano questi strepitosi Kool & Gang, ne ascoltiamo qualcuno ancora. Questo è Steppin' Out. Fighettino. Why does the light always find
Bentornata la nostra Maria. Oggi cercherò di farti ascoltare qualcosa che probabilmente non hai mai ascoltato. Tra i tanti successi che normalmente si ascoltano, ho preso un po' di musica funky soul, ma in considerazione prendo solo gruppi conosciuti nell'ambito musicale della musica funky e soul, tra cui poc'anzi abbiamo ascoltato la Kool & Gang, mentre adesso arrivano i Crown & It's a Affair. Questi qui hanno fatto un sacco di successi negli anni 80. Questo è nel 1982, l'album ovviamente è intitolato Think Positive. Positive con Crown & It's a Affair. Mentre adesso ho ripescato nuovamente i trance, ne ho più di uno di album. Questo è l'album Slipping Out, di cui ascoltiamo Looking for You. Produzione Mass Production. Affair. Questa volta ho preso un altro pezzo famosissimo, questo è I Got Something For Ya, un album dell'82. Sicuramente lo conoscerete, è un brano del Tavares, non è il più famoso, ma fa parte di quella schiera di grandi successi funky soul del 1981. That's what I do.
Questo è Love Line, una produzione di Kashif. Per gli intenditori sanno già di che stiamo parlando. Produzione Alan Abrahams. Tavares. Da Love Line. È normale, quando salta le dischi vuol dire che c'è il vinile. Questo lo conoscete sicuramente. Mr. Barry White. Grande successo. Can't Get Enough of Your Love, baby. Album storico di Barry White. Bello, bello. Make
take the rest of my life to keep you. Ancora Barry White, questo è You See the Trouble with Me. Album estratto da una collezione fantastica, tutti i brani sono belli, tutti i brani di Barry White. Non potevo non farvelo ascoltare, anzi, questo pezzo, You're the First, You're the Last, My Everfinger, me lo volevo far ascoltare dall'inizio, ma soprattutto per problemi di copyright non riesco, ve lo faccio ascoltare perché sicuramente lo aspettate. Eccolo qua, eccolo qua. È un pezzo che non ha bisogno di presentazione. Sto ballando da solo, ma non so quanto possa interessarmi. Ma la musica che sto ascoltando oggi mi entra nel cuore, perché è funky, soul, è musica, suonata
senza gli accorgimenti elettronici, pochi accorgimenti elettronici. Era suonata realmente dal vivo con la musica, la batteria, la chitarra, il basso, c'erano i piatti, c'era l'orchestra, c'era tutto, si sentiva, anche perché qui sentite la Love Unlimited Orchestra in questo album. Collezione di Barry White. Ottima scelta per chi mi ha richiesto questo brano. Questo ovviamente fa parte dell'album La Donna in Rosso, Stevie Wonder. Questo lo dedico al mio amico Nicola Fragasso degli Over Wonder. Vai caffè, vai caffè. La ricordate questo album? The Woman in Red. Ricordate l'attrice? Kelly LeBrock. Bella topolona. Grande Stevie Wonder. Qui c'è anche I Just Call to Say I Love You. Vediamo se riconoscete il brano di questi ragazzi famosissimi. Non credo che lo riconoscerete, è un brano non molto conosciuto nel panorama dance, ma per gli intenditori forse sì. Vi dico solo il titolo, magari andate a vedere su YouTube, Fox on the Box. Il titolo dell'album e anche il pezzo che vi faccio ascoltare. Avete capito di chi si tratta? Ve lo dico io. Sono gli stessi di YMCA, i Village People. Molto meno noto questo brano, ma vi posso assicurare che fa la sua bella figura. Every day! Oh,
E adesso Delegation. Bello, bello. Ancora P, Village People, e questa è Success. Take it up. Never wanna let this feeling go.
Young and Company, ve lo ricordate? Album dei Delegation. In arrivo un'altra formazione storica, il Cameo.